Siamo in un campo da golf, si possono sentire le macchine in sottofondo e le macchine operatrici che stanno lavorando. Siamo in questo contesto perché ci premeva parlare un attimino di un argomento, di un concetto che risulta essere interessante per la cura e la manutenzione del prato. Il concetto è quello delle infestanti. Che cos'è un infestante? Michele, tu che mi stai registrando, che cos'è per te un infestante? Una roba brutta. Può essere una roba brutta. Ti do quella che è la mia definizione di infestante. Per me infestante è qualche cosa che cresce in un determinato ambito non desiderata. Quindi allora, da questo punto di vista, il concetto di infestante è ampissimo. Non è infestante il trifoglio in quanto trifoglio. È infestante il trifoglio sul tappeto erboso se a me, la fruitore del tappeto erboso, quella pianta di trifoglio dà fastidio e non la voglio avere. Esempio specifico. Siamo su un fairway di campo da golf. Vedete dell'essenza a colorazione più scura e dell'essenza a colorazione più chiara. Sono delle infestanti? Sono delle erbe buone? Sono delle erbe da coltivare? Questa erba a colorazione più chiara è Agrostis stolonifera, quindi questa è l'erba principe che viene utilizzata per fare proprio le piazzole d'arrivo, i greens, dei campi da golf. In questo caso, se si riesce a fare un'inquadratura più ampia, vedete che si comporta come un infestante. Fa un cuscino di forma rotonda, proprio perché caratteristiche possiede gli stoloni e si allarga in maniera come il sasso, i cerchi che si formano nello stagno dopo aver gettato il sasso, all'interno di miscele classiche che sono state seminate in fase iniziale, costituite dall'olium perenne da poa. Quindi ciò che viene su altre aree coltivate può essere considerato un infestante. Plantago major presente viene dichiarata da tutti chiaramente un infestante. Perché? Perché interrompe l'uniformità del prato, perché dà problemi per quanto concerne la densità, nel caso di usi sportivi potrebbe dare problemi per quanto concerne il rotolamento della palla, situazioni di questo tipo. Il discorso dell'infestante è proprio riferito al fatto di non avere più un'uniformità e di non avere semplicemente ciò che si desidera all'interno del prato stesso. All'interno di un tappeto erboso, altezza che potrebbe essere quello di un campo sportivo, quindi un prato che è fatto fondamentalmente di l'olium perenne Poa pratensis, si trovano delle piante di gramigna locale, quindi di Cynodon dactylon, che ovviamente nella fase estiva si sono sviluppate e hanno preso il sopravvento. Sempre durante l'estate si sviluppano anche delle altre essenze infestanti, questa volta sempre di carattere macrotermo, ma comunque di tipo annuale. È il caso ad esempio della Digitaria sanguinalis, quindi pianta che forma una rosetta che poi con l'arrivo delle basse temperature, quindi con l'arrivo delle temperature autunnali e l'abbassamento del fotoperiodo, va eliminandosi, lasciando poi un buco aperto che viene colonizzato da ulteriori infestanti che sono più veloci rispetto alla crescita del prato. Si può vedere tranquillamente che l'invasione, dove si creano degli spazi aperti, dei buchi, per magari difficoltà di irrigazione o per altre potenziali avversità, creano comunque degli spazi che vengono immediatamente colonizzati dalla macroterma annuale. Le infestanti non sono della grande famiglia delle macroterme, non sono solo esclusive di questa tipologia, ma sono anche infestanti che possono essere definite a carattere microtermico oppure, altra differenziazione, a carattere foglia stretta, a carattere foglia larga. Le prime infestanti che abbiamo visto precedentemente sono delle infestanti graminacee, quindi della stessa famiglia delle essenze da tappeto erboso. Abbiamo detto che queste infestanti si sviluppano, spariscono con l'abbassarsi delle temperature e lasciano degli spazi vuoti. Ecco che questi spazi vuoti vengono immediatamente colonizzati da infestanti, in questo caso si sta presentando Plantago major, da infestanti che sono molto più veloci del tappeto erboso nello sviluppo e che vanno a colonizzare immediatamente i buchi lasciati vuoti dalla rosetta che è sparita. Plantago major è un infestante che si avvantaggia anche durante il periodo estivo, durante fasi di caldo riesce a svilupparsi lo stesso. Diverso è l'andamento del trifoglio. Si vede benissimo come si può insinuare nel tappeto erboso senza avere una colonizzazione così decisa da uccidere completamente il prato, ma poco per volta allargandosi sempre di più fino a fare dei propri veri cuscini che non vengono più colonizzati dal tappeto erboso stesso. In questo caso quindi la dicotiledone, che ha anche una capacità azotofissatrice, quindi di fissare l'azoto direttamente, si avvantaggia rispetto al resto del prato perché ha una potenzialità superiore di accumulare e di produrre delle sostanze a lei utili per la crescita. Esistono altre possibilità, altre famiglie, altre tipologie di infestanti. In questo caso ci troviamo di fronte alle ciperacee, una serie di piante di Cyperus, piante tipiche di ambiente acquatico e o di substrati fortemente sabbiosi, le rive dei fiumi.
È chiaro che in questo caso formano dei rizomi, addirittura formano dei tuberi al di sotto, quindi sono difficilissime da controllare. Abbiamo espresso un concetto generale di introduzione del termine infestante. Che cosa si può fare per controllare, per debellare questo che può essere un problema presente sul tappeto erboso? Ci sono operazioni agronomiche, ci sono operazioni quindi meccaniche, ci sono delle operazioni di controllo con mezzi chimici e operazioni di controllo con mezzi naturali. Come fare? Il Piano d'Azione Nazionale, cosiddetto PAN, ha sicuramente messo delle limitazioni a salvaguardia dell'ambiente, a salvaguardia della misura della salute umana, importantissime, con delle limitazioni per quanto riguarda l'utilizzo di prodotti chimici che in passato venivano normalmente e tradizionalmente utilizzati. Quindi diventa sempre più importante la fase agronomica, diventa sempre più fondamentale il controllo attraverso l'utilizzo di sistemi corretti di semina, attraverso l'utilizzo di materiali che abbiano capacità di competizione con le essenze infestanti stesse, che resistono alle malattie, quindi con la scelta del seme, ed è per questo che le aziende sementiere formulano delle miscelazioni adatte per ogni tipo di messaggio che si vuole ottenere a livello di tappeto erboso. Dopo aver scelto nella fase iniziale il mio elemento fondamentale per la costituzione del prato, io intervengo in fase agronomica. La prima forma di controllo è senz'altro quella più semplice, che è quella data dal taglio. Si può vedere che quindi la maggior parte delle infestanti vengono eliminate semplicemente con un'operazione meccanica di pulizia, quindi con taglio ripetuto e frequente, purtroppo non al 100%. Ci sono macchie, ad esempio in questo caso di Trifolium repens, che tranquillamente resistono ad altezze di taglio anche di 15 mm. La forma di controllo quindi reale è quella di cercare e di riuscire ad ottenere un tappeto erboso che sia sempre denso, chiuso, sano, fitto. In questo modo si riduce l'elemento luce, si riduce la possibilità di fuoriuscita delle infestanti stesso e quindi è il prato da solo che combatte la presenza delle infestanti. Tutto questo io, operatore, lo posso aiutare, lo posso migliorare attraverso l'impiego di fertilizzanti specifici, attraverso l'impiego di nutrienti che sono idonei e indicati per ogni stagione, attraverso l'impiego di pratiche agronomiche, quindi il vertical, quindi la pulizia dal feltro, quindi una serie di operazioni che verranno prese in considerazione anche in altri video, che riescano a rendere il prato sempre più forte, sempre più fitto e sempre più capace da solo di combattere l'eventuale ingresso di essenze infestanti.